Come comportarsi quando ormai sai tutto di lei e non c'è più dialogo? Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Ora tu ti starei chiedendo, ma perché devo chiedere consigli a te? Devo pagarti consulenze? Devo guardare i tuoi video? Perché io sono esattamente come te, almeno lo ero. Ero un tizio che non ci sapeva fare con le ragazze. Ogni cosa che faceva sbagliava. Sai, i classici errori, complimenti, essere troppo pressante, piangersi addosso, pensare di non essere abbastanza. Ecco, ho sempre fatto così e non ho mai ottenuto niente. A un certo punto, cosa ho fatto? Ho capito che un metodo funzionante era l'unica soluzione per poter conquistare una ragazza. L'ho applicato dopo mesi, 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 anni di pratica e da allora ho ottenuto un sacco di risultati e sono molto contento di ciò. Quello che faccio con questo canale è consigliarvi tramite video gratuiti formulette semplici da applicare fin da subito, ma ovviamente per chi volesse fare il salto di qualità fornisco anche consulenze private, ovviamente a pagamento, per tutti coloro appunto che avessero situazioni complesse da risolvere o volessero imparare come ho fatto io da zero a saperci fare con le ragazze per procurarsi più opportunità e avere comunque una vita anche più appagante. Se volessi approfondire i pacchetti che offro, quanto costano le consulenze e cosa farei per te, qua sotto in descrizione trovi il link al mio sito internet rinascere.net dove trovi appunto tutto in dettaglio e dove puoi prenotare la tua consulenza nell'ora e nel giorno che preferisci. Ovviamente le consulenze con me sono private e non saranno divulgate né sarà citata mai la persona, quindi non aver paura perché i tuoi segretucci rimarranno sempre con me. Ti dirò la verità, questo era uno dei miei incubi più grandi. L'ho affrontato, ma l'ho superato facilmente perché tu, quando chiedi qualcosa a una ragazza, lo fai per sapere quello che è il suo passato, appunto. Ma una volta che lo conosci bene o male, anche se non lo conoscerai mai tutto, te lo assicuro, le donne, le ragazze tengono un sacco di segreti che non vengono a raccontare a te, almeno non subito, magari dopo anni. Alcune cose proprio non te le diranno mai, quindi segnatelo, non sai sempre tutto di loro. Andiamo avanti però. Cosa fare in quel caso? Semplicemente, se del suo passato già sai e lei del tuo passato già sa, semplicemente fate qualcosa assieme per poterlo poi raccontare o per rimembrarlo tra di voi. Non serve sapere pochino alla volta sempre e avere sempre dei dubbi perché non puoi andare avanti a dammi dei pezzi del tuo passato che compongo il puzzle. No, una volta che hai capito la persona come funziona, la sua personalità, se può essere interessante per te, visto che lei fa lo stesso ragionamento, poi basta. Non serve pensare, oh mio Dio, ma adesso di cosa parliamo? Si può parlare sempre di qualsiasi cosa. Voi vivete una vita, due vite tra te e lei. Quindi tutti i giorni fate cose, vivete cose, guardate cose, sentite cose. Potete parlare di quello. I pettegolezzi riguardo il lavoro di lei o di lui o gli amici di lei o di lui sono cose divertenti di cui chiacchierare. Ovvio che pettegolezza non dovrebbe essere così bello e non dovresti avere tu voglia di sentire lei perché ti racconti il pettegolezzo della sua amica, però a volte sono cose che ci stanno per tagliare un po' l'aria, non si può sempre parlare di te e di lei perché dopo un po' capisco che gli argomenti finiscano e arriverai a un punto in cui conoscerai bene la ragazza, soprattutto se andrai a convivere con lei e quindi la vedrai tutti i giorni. Ormai avrà pochi segreti, tranne quelli che ho detto all'inizio, che comunque sempre avrà, e ti consiglio anche a te di tenerti qualche cosina di non detta, qualcosa che magari puoi sfoderare all'occorrenza, ma in genere non esiste un punto in cui non sa più di cosa parlare, perché se questo non viene naturalmente, significa che la ragazza non fa per te, significa che tu non hai così tanta voglia e piacere a stare lì con lei, perché ti assicuro, se trovi la persona corretta, le cose ti vengono, guardandole fuori, vivendole nella tua quotidianità tra lavoro, studio, qualunque cosa, amici, appunto, sport, famiglia, per non parlare di quello che fai online, di quello che hai visto, di quello che hai fatto, insomma, c'è un mondo sempre più grosso, sempre più in espansione, digitale e offline, e non vedo come tu possa esaurire gli argomenti. Comincia a fare cose con lei, a fare cose da poi rimembrare, da raccontare soprattutto agli altri. Di solito chi mi dice che non c'è più dialogo, non so più cosa dirle, è
una persona che sta scrivendo a una ragazza che non fa per lui. Perché io scommetto che queste chat non vanno avanti da 6 mesi, un anno, ma vanno avanti da 2 settimane. In 2 settimane non sai nulla di quella persona, niente. Ti sembra però ormai di sapere tutto perché magari tu dici quel contagocce e non riesci più a spiegare niente. Questo non vuol dire che tu non possa più sapere niente o che lei non ha più niente da raccontarti. Semplicemente è lei che non vuole più raccontarti perché magari non sei capace di stimolarla a sufficienza, magari non sai quello che fa per lei, magari non ti sei accorto che lei ti risponde solo per farti contento e non vuole stare lì a parlarti perché una ragazza parla. Le ragazze amano chiacchierare, amano parlare di sé, soprattutto una persona che le sa ascoltare e sa rapportarsi in un certo modo con loro, soprattutto se queste sono interessate alla persona che sta ascoltando. Muoiono dalla voglia di raccontar loro le cose. Quindi se questa non lo fa è perché non c'è dialogo, non c'è mai stato. Ti sembra a te in partenza che ci sia stato, ma non è così. Per quello che devi fare più esperienza e devi guardare oggettivamente quello che accade. Non puoi prendere un suo, sono andata al corso di cucina, l'università, oggi ero al lavoro e il mio capo mi ha detto questo, fine. Cioè no, accade un mondo di cose, anche per la persona con la vita più noiosa di tutte, ha sicuramente qualcosa da raccontare. Vuoi non raccontare i fatti tuoi, racconta di qualcos'altro, trovate delle passioni in comune di cui parlare. Poi le cose legate a queste passioni comuni che hanno a che fare con la vostra personalità usciranno fuori aneddoti, cose che magari non si ricordava più ma che le sono tornate in testa e per questo motivo ti racconta. Quindi se dopo poco, troppo poco, senti che si è detto tutto, non si è detto ancora niente, è solo che lei non vuole dirtelo. Come sempre io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private, ovviamente a pagamento. Qua sotto in descrizione trovate il link al mio sito internet rinascere.net, dove potete vedere tutti i pacchetti che offro, quanto costano e come funziona il tutto. Quindi sentitevi liberi di aprirvi totalmente, perché tanto io non divulgherò nulla a nessuno. Ci vediamo in un prossimo video.